Iscriviti al canale e attiva la campanella per restare sempre aggiornato. La concorrente del Grande Fratello VIP 7 è stata informata dagli autori del programma di Canale 5 della morte del suo storico manager Alessandro Locascio. Al momento non è ancora chiaro se l'attrice deciderà di proseguire la sua avventura nella casa o se deciderà di abbandonare la trasmissione. Non è nemmeno escluso che possa uscire dal loft di Cinecittà per partecipare ai funerali e poi farvi rientro. Stiamo parlando di Milena Miconi. Un'aria tesa in casa e continue censure nella diretta del GF VIP hanno portato i telespettatori a chiedersi cosa stesse succedendo all'interno del reality. In molti hanno subito notato l'assenza di Milena Miconi, ipotizzando una possibile espulsione della concorrente. Si è parlato nelle scorse ore di un presunto caso bestemmia che l'avrebbe coinvolta. E invece la sua mancanza è stata dettata da un altro motivo. La cinquantenne a un certo punto è riapparsa nella dimora di Cinecittà, visibilmente scossa e provata, dopo aver appreso la notizia della scomparsa del suo amico e agente Alessandro Locascio. La Miconi non è riuscita a trattenere le lacrime ed è crollata emotivamente, ricevendo il conforto dei suoi compagni d'avventura. Purtroppo il manager di Milena è venuto a mancare. Non si sa lei se resterà e agli altri concorrenti è stato comunicato in confessionale, ma non possono parlare. L'attrice sembra intenzionata ad abbandonare il reality per poter dare un ultimo addio al suo manager. L'ex Geffina Manila Nazzaro ha pubblicato un tweet in cui sprona la sua grande amica a proseguire il suo percorso e a dimostrare la sua forza proprio in onore del compianto amico. Bisognerà attendere le prossime ore per scoprire cosa deciderà Milena. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.